Finita adesso Roma-Venente, finita poco fa, è finita 5-2 per la Roma, ragazzi, ma che partita, che sofferenza, proprio che sofferenza è stata, ho sofferto tutta la partita io ragazzi, ero lì che veramente ho sofferto tantissimo. Allora, vabbè, innanzitutto sapete quello che dovete fare, iscrivetevi al canale, ma soprattutto commentate qua sotto se la Roma secondo voi ha meritato di vincere questa partita oppure no. Detto questo, Roma che vince 5-2 col Benevento, come la vince questa partita, raga? Io a parte una sofferenza assurda perché è iniziata la partita, come è iniziata la partita mi arriva la notifica, pum, gol di Caprari, tra l'altro un gol veramente. Il Benevento, ragazzi, in questa partita io l'ho odiato per tutta la partita perché ha avuto un brucio di culo così. Non guardate le mani, ma guardate le braccia. Un brucio di culo così che l'ho odiato per tutta la partita, raga. Non potevo farne a meno perché, ragazzi, ha fatto due gol assurdi. Benevento, allora, primo gol. Caprari ne dribbla uno, tira in porta e uno dei tre difensori della Roma la tocca, palla che si alza a campanile e sorpassa Mirante. E lì è veramente vuol dire che la strada si stava mettendo già male la partita di suo. Poi la pareggiamo con Pedro. Infatti la Roma si è svegliata dopo il gol di Pedro. Prima, ragazzi, abbiamo fatto schifo, abbiamo perso palloni su palloni, dei palloni poi tra l'altro che abbiamo perso da neanche scuola calcio perché neanche lì li perdono. La pareggiamo con Pedro che firma il secondo gol in maglia giallorossa, ma tra l'altro ci regala un gol importante che ci permette di riaprire la partita. Riapriamo la partita. Riaprendo la partita, passiamo in vantaggio addirittura col gol di Edin Dzeko, ragazzi. Gol di Dzeko, tra l'altro, un gol, primo gol in campionato per Dzeko. Primo gol in campionato per Dzeko, soddisfatto. Posso dire di essere soddisfatto per lui più che altro perché poi. Diciamo che dal canto nostro Dzeko ci è venuto a mancare. È stato un giocatore che negli ultimi giorni, nelle ultime settimane è stato sempre insultato dicendogli di tutto. Anche oggi si è mangiato un gol, tra l'altro, che vabbè, ci sta, però si è mangiato un gol. Però comunque Dzeko nel suo la prestazione sola ha fatto doppietta. Ha fatto di tutto e di più, regà, sfonde, tutti i cazzi. Non possiamo dirne a meno. Quindi Roma che passa in vantaggio con Dzeko. Poi dopo Dzeko ci sarebbe il gol di Mkhitaryan. Solo che viene annullato. Non capisco perché viene annullato. C'è un fuorigioco di Spinazzola. Neanche di Mkhitaryan. Di Spinazzola iniziazione. Quando Spinazzola crossa, poi crossa troppo lungo. Dzeko la raccoglie tutti. E poi Dzeko in posta, Cristante fa l'assist su Mkhitaryan, quindi il fuorigioco c'era già prima quello di Spinazzola. E quindi primo tempo che finisce 2-1 per la Roma. 2-1 sofferto, ragazzi. La Roma si è svegliata dopo il gol di Pedro. Dopo il gol di Pedro la Roma ha iniziato a giocare a calcio, ha iniziato a giocare una partita da Roma, ha iniziato a giocare a pallone. E poi niente, rientriamo al secondo tempo. Iniziamo bene, Dzeko subito prova un'azione personale, non la passa dall'altra parte, praticamente Dzeko era qua, poi c'erano due difensori del Benevento e qua c'erano altri due della Roma e poi qua c'era pure Veretout e quegli altri due della Roma che erano qua erano da soli, Dzeko non gliela passa, se no quello lì era un 3-1 secco, ma non gliela passa e cosa succede dopo? Che Veretout mi va. Allora, Mirante la passa a Veretout centrale, sapete, no? Passa a Veretout centrale. Veretout, ma tu, ma puoi stopparmi il pallone verso l'avversario? Non puoi stopparmi il pallone verso l'avversario. È una cosa che non si può, non si può, non esiste al mondo. Mi stoppi il pallone verso l'avversario, ma cosa mi rappresenta?
Cosa mi rappresenta? Non mi rappresenta nulla, però, raga, non mi posso fare il pallone verso l'avversario. Lì ci stava un controllo orientato e via. E allora poi calcio di rigore per il Benevento, cioè, perché, raga, sì che prende la palla, ma c'è anche il pestone, quindi poi quando c'è il pestone, il rigore c'è tutta la vita. Niente, quindi Benevento, che tra l'altro poi anche lì sul rigore ha avuto un cubuccio di culo della Madonna. Praticamente il primo, ma raga, io lì ho detto, sì cazzo, ho detto, proprio stavo godendo come un cane, però proprio ho visto la padula gol. Stavo godendo come un cane perché la Roma l'anno scorso non mi ricordo un rigore parato, non me lo ricordo, proprio non me lo ricordo. E il nostro portiere è riuscito a parare un cazzo di calcio di rigore, cosa che non succedeva ai tempi dell'ultimo scudetto, del 2001, probabilmente. Abbiamo parato sto rigore mirante, niente, la padula, arriva tutto gol. Cioè, vedi che culo che abbiamo? Abbiamo un culo pazzesco, poi Veretout si rifà, praticamente Dzeko, palla a Pedro. Va da solo in campo aperto, dribbla Montipo. Montipo prende sia pallone che Pedro. Pedro lo prende tutto perché, raga, si vede il piede gli rimane incastrato tra le braccia di Montipo. Quindi, rigore per la Roma: c'è tutto. Veretout lo trasforma, spiazza Montipo. La Roma ritorna in vantaggio, va sul 3-2. Dopo il 3-2 c'è il 4-2 proprio di Dzeko. Prima del 4-2 di Dzeko, però, ragazzi, Dzeko si divora un gol clamoroso su calcio d'angolo, poi palla in mezzo. La mancina di testa, Dzeko è qua, la portiere è qua, Dzeko la piazza verso di qua, Montipo ci mette il piede, la para. Poi al 4-2 della Roma, sempre con Dzeko, poi la per Mkhitaryan anche la mette in mezzo, Dzeko a porta vuota, non può sbagliare il gol del 4-2 Roma. Dopo il 4-2 Roma c'è un'occasione per il Benevento, con Ionita che tira in area di rigore da solo. Sbaglia, fuori di tanto così, proprio di tanto tanto così, sbaglia. Poi c'è il 5-2 di Carles Perez che entra e fa gol, ha esordito pure Borja Mayoral. Raga, non posso essere più contento di così, ho sofferto come un cane, mi hanno tolto 2 anni di vita, ma possiamo dire che va bene. Aspettate un attimo, raga, ritorno subito al volo. No, raga, scusate che c'avevo il tè pronto, dovevo scolarlo. E niente, stavamo dicendo, quindi Carles Perez fa tra l'altro un bel gol. Niente, sono contento, raga. Se riesco domani vi porto un video dove parlo un po' di tutta la giornata di campionato, di tutta la quarta giornata, perché c'è anche Hellas. Genoa e niente, sono 3 punti importanti per la Roma, ma ci vediamo tranquillamente in un prossimo video. Da me e la crociata è tutto, bene ragazzi, e sempre Forza Roma.